Parliamo di consiglio comunale, questa volta Baby. Oggi è la volta della scuola Vittorini. Sì, la tappa degli interventi si concluderà venerdì con il ritorno alla Capuana, perché abbiamo l'incontro con le prime medie. Non è stato possibile farlo lunedì in quanto c'era un'assemblea sindacale, e quindi lunedì ritorneremo alla venerdì ritorneremo alla Capuana con le prime medie. Sì, stiamo concludendo questa tappa di incontri per dare una spiegazione nel vedere un video filmato come funziona la macchina amministrativa, come funziona il consiglio comunale, e quindi il rinnovo del consiglio comunale Baby, che questa amministrazione ci teneva tantissimo. Ecco, lo ricordiamo, le scuole coinvolte sono elementari e medie, le classi terza e quarta elementare. Terza e quarta elementare di tutte le scuole elementari e prima e seconda media. Cosa vi aspettate da questo progetto? Beh, innanzitutto coinvolgere il più possibile questi ragazzi, perché ciò che vede l'adulto non vede il bambino, ciò che vede il bambino non vede l'adulto. E una cosa molto importante a cui ci tengo tantissimo: dal regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sicuramente faremo un consiglio comunale dove saranno coinvolti sia gli adulti che i ragazzi, quindi adulti e ragazzi a confronto, per vedere cosa ne esce fuori. Io ci tengo tantissimo a ringraziare il consigliere D'Amato, che è stato vicino a me nel modificare il video allora realizzato dal dottor Cadarella, consigliere ex della passata amministrazione, e quindi con D'Amato abbiamo sintetizzato questo video nel far capire meglio i passaggi della macchina amministrativa. Poi ringrazio tutti gli assessori che sono intervenuti giorno per giorno alla pubblica istruzione, allo spettacolo, anche ieri c'è stato l'intervento dell'assessore Caruso, l'assessore Loreto, l'assessore Grande, quindi gli assessori tutti sono stati coinvolti giorno per giorno per dare spiegazione anche come funziona, chi è l'assessore, che funzione ha, la persona vicina al sindaco che aiuterà a collaborare alla realizzazione del programma di governo. Allora staremo a vedere chi vincerà questa tornata di mini elezioni. Le posso garantire intanto che c'è un coinvolgimento e un accanimento tra virgolette da parte dei bambini. Tutti vogliono essere candidati, tutti vogliono diventare baby sindaco. Tra l'altro spieghiamo che il baby sindaco ha anche le funzioni di presidente del consiglio. E la settimana prossima abbiamo un incontro con i dirigenti scolastici per decidere la data delle elezioni, molto probabilmente sarà fissata entro metà maggio, quindi avremo il baby sindaco e il presidente del consiglio comunale dei ragazzi.